Vagava di negozio in negozio, da un cortile all'altro, emettendo guaiti e uggiolì. Con i suoi grandi e tristi occhioni color nocciola, sembrava cercasse qualcuno, forse il proprietario. Immediata la gara di solidarietà tra i residenti di Sant'Antonino, in croce con via Zermanese, per capire se questo meticcio femmina si fosse perso o, peggio, chissà cos'altro. Cagnolino intercettato anche da noi di Rete Veneta, che dopo aver chiamato il 118 abbiamo atteso arrivasse il personale specializzato del pronto soccorso veterinario del canile sanitario della ULS 9 per gli amici a quattro zampe. Ce l'hai il microchip? Sì, ce l'ho. Dai, che adesso torni a casa, Stella. Cagnolina, che grazie al microchip è stata riportata a casa ad appena 700 metri da dove il proprietario ha detto di averla persa. Avventura a lieto fine, peccato però che la cagnetta, si presume in età avanzata, non pareva essere in ottima salute, presentando un'evidente forma di eczema con visibili piaghe. Sarà ora cura del personale del 118 accertarne il perché. Al proprietario ora non resta che pagare l'uscita per il recupero dell'animale, la cui spesa si aggira intorno ai 70 euro. Poche ore dopo, invece, a Mansuè, un caso di abbandono conclamato. Un cane, eccolo, lasciato per ore legato a un palo della luce. E caccia al padrone.